Trattamento e depurazione di fumi e odori. Ne parliamo con il titolare dell'azienda ETC Group, dottor Arturo Coccai, buonasera. Buonasera. E del responsabile marketing Adriano Mici. Buonasera, buonasera, benvenuti. Buonasera. Allora, dottor Coccai, ci racconti la sua azienda cosa fa? Allora, la nostra azienda nasce la necessità di poter sviluppare dei prodotti per il trattamento dell'aria, nel specifico studi fatti su sistemi Venturi per il trattamento dell'aria ad acqua. Successivamente poi dopo siamo allargati sul trattamenti a secco con tecnologie innovative a plasma e via dicendo. Quanto è importante ripulire l'ambiente anche dagli odori? E è importante? Beh, ultimamente sta diventando molto preoccupante perché la gente non vuol sentire neanche gli odori che del pane appena fatto delle brioche, perciò è un settore molto sentito e ultimamente abbiamo molte richieste per quanto riguarda il trattamento degli odori. Ma è un fatto solo, diciamo così, estetico in certi aspetti o è importante anche dal punto di vista salutistico? Ma alcune volte è molto importante dal punto di vista della salute, in quanto sui trattamenti dei fumi. Per esempio, fumi grassi, credo sia importante. Per di più su sistemi di trattamento per i forni a legna, per la fuligine, per il microparticolato dovuto a questa combustione che è molto pericolosa poi dopo per l'uomo. Ecco, capito. Esistono vari modi di depurare l'aria? Ma noi utilizziamo due sistemi di trattamento dell'aria, uno ad acqua e l'altro poi dopo con sistema al plasma e trattamento a secco. Ecco, quindi non è importante avere una canna fumaria per depurare l'aria? Quando c'è la canna fumaria bisogna sempre utilizzare la canna fumaria, però la necessità nasce nei sistemi di trattamento quando gli odori sono fastidiosi per i vicini, anche se sono molto lontani. Sì, però dico, la canna fumaria butta fuori però fuligine, no? Sì. Quindi bisognerebbe purificarla, anche se uno ha la canna fumaria, andrebbe purificata la che esce dalla canna fumaria. E quando abbiamo a che fare con la fuligine è consigliato di utilizzare sempre dei sistemi di abbattimento ad acqua. E ci sono dei vantaggi a livello economico? I vantaggi sono per l'ambiente e per la salute. Ecco, sì. Dal punto di vista economico, noi nel nostro piccolo lavoriamo di utilizzare delle macchine che consumano poco e necessitano meno energia possibile per poter trattare l'aria. Dottor Mici, cosa vi differenzia dai vostri competitor? Ma effettivamente su questa direzione non è che vediamo le stesse aziende che fanno il nostro stesso lavoro come dei competitor, ma come delle aziende che ci stimolano a migliorare i nostri prodotti che siano tecnologicamente più avanzati, anche perché lavoriamo tutti quanti per lo stesso scopo, certo. Migliorare l'ambiente. Perciò quindi il lavoro che fate è un lavoro di ricerca e di sviluppo in qualche modo? Investiamo moltissimo nella ricerca e difatti queste aziende, visto che in questo caso qui stiamo parlando di competitor, ci stimolano a investire un po' di più, ad avere le macchine più performanti e a fare sistemi meglio, più insomma. Performanti che migliorano poi tutta la qualità dell'aria. Quali sono i vostri progetti futuri? I nostri progetti futuri, stiamo lavorando su un progetto molto importante, ultimamente da 3 anni che ci lavoriamo su, l'ingegner Coccai, per portare tutti i successi che abbiamo avuto sia nel settore food che nel settore della piccola e media industria, portarlo nelle cucine domestiche, cioè nel domestico. Anche perché riteniamo che sia un qualcosa di molto importante per i fumi che vanno a sprigionare da questa marea di case dove abitiamo, però che sono inquinanti per l'ambiente. E questo è molto importante. Ancora non esiste un depuratore per home, per le case? Ci sono moltissimi studi, ci sono moltissimi prodotti sul mercato, però non sono arrivati fino in fondo, cioè non depurano fino in fondo. Stiamo lavorando per una depurazione assoluta, cioè senza il bisogno del camino che esce fuori, certo, dal palazzo. Dello perciò, scarico, insomma. Dello scarico, perciò verrà tutto quanto fatto all'interno della cappa della cucina. Ingegnere Coccai, quali sono i vostri punti di forza?
I punti di forza sono nella ricerca sempre dei prodotti innovativi, nel migliorarli anche se non c'è bisogno, ma nel momento che appuriamo che esistono delle tecnologie e noi li possiamo utilizzare, facciamo i cambiamenti senza che fosse richiesto dal mercato. In più lavoriamo molto poi dopo anche con i nostri collaboratori che sono in tutto il mondo per poter capire delle difficoltà o le necessità del mercato, e da lì poi dopo nascono dei spunti per poter sviluppare sempre dei nuovi prodotti e nuove tecnologie. Quindi portare sempre prodotti innovativi in qualche certo. modo. Come si può promuovere il rispetto per l'ambiente anche nel vostro settore? Ma noi siamo già green, cioè noi nasciamo per eliminare tutto quello che è nocivo per l'uomo e cerchiamo di farlo, di utilizzare meno energie e utilizzare poi dopo il chilometro zero o la produzione sul loco. Senta, dottor Mici, le strategie marketing che voi adottate, quali sono? Ma in questo caso qui a livello di marketing cerchiamo più che altro la sensibilizzazione sia del cliente finale per noi, che sarebbe un imprenditore nel campo della ristorazione o della piccola media industria, facendogli capire che utilizzando i nostri sistemi prima di tutto migliora la qualità dell'aria che loro tirano fuori dalle loro cucine o dalle loro piccole industrie all'esterno, ma nello stesso tempo nel settore del food, che è molto importante, facciamo questa sensibilizzazione proprio con gli imprenditori partendo dal concetto che una persona va in un ristorante per rilassarsi, perciò sarebbe una cosa migliore che non prenda anche altre cose. Che non entri in una padella fritta, no? Diciamo, ecco, così, cioè, vogliamo che sia un posto dove le persone vanno per rilassarsi. Ci sono dei buon profumi. E ci siano dei buoni profumi, comunque, ecco, no? Che in cambio possiamo dargli tutta la polvere che va prodotta poi dalla cucina, gli odori, con tutto quello che e quant'altro, succede. Quant'altro, certo. Poi, dall'altro canto, tramite il nostro blog, nel nostro sito internet, cerchiamo di mettere degli articoli che sensibilizzano, raccontano, spiegano al meglio il perché è necessario utilizzare questi sistemi di trattamento dell'aria. Perciò questo è un lavoro che facciamo tutti i giorni, sia parlando sia tramite il nostro blog sul nostro sito internet. Bene, io ringrazio Dr. Coccai, il signor Mici, e vi auguro buon lavoro. Grazie. Alla prossima. Grazie.